Il B-2 Spirit rimane il bombardiere stealth più temuto del pianeta. Icona dell'esercito americano, questo aereo è stato creato durante la Guerra Fredda, ma il costo di questo gioiello tecnologico era astronomico, il che ha rallentato un po' la sua ascesa nell'industria militare. Tuttavia, è stato un fedele soldato degli Stati Uniti, grazie soprattutto alle sue crescenti capacità stealth. La leggenda dell'aria è ormai in via di estinzione? In ogni caso, l'esercito americano non fa mai le cose per caso. Con il B-2 Spirit che sta perdendo terreno, punta sul B-21 Raider. Quest'ultimo dovrebbe rafforzare la posizione globale del paese. Questo è uno dei motivi per cui il Pentagono ha appena autorizzato la produzione di questa nuova macchina. Ma cosa sappiamo esattamente del bombardiere stealth più famoso del mondo? Lo scopriamo nel resto del video. Gli appassionati di storia sanno bene che il B-2 Spirit è uno degli aerei da combattimento più iconici del mondo. Progettato dalla Northrop Grumman Corporation, il B-2 Spirit è entrato in servizio nel 1997, al termine della Guerra Fredda. Tuttavia, il progetto era stato pensato molto prima. Questo bombardiere stealth appartiene all'aeronautica militare statunitense. Ancora oggi è uno degli aerei stealth più famosi della storia. In realtà appartiene alla ristretta categoria delle ali volanti. Un'ala volante è un velivolo privo di fusoliera e di coda. In teoria questo offre una configurazione migliore in termini di peso e proprietà aerodinamiche. Grazie alla sua bassa segnatura radar, l'ala volante è una risorsa importante per gli aerei militari. Inoltre, il B-2 Spirit è stato presentato come un aereo ad altissime prestazioni. La sua avventura ha preso piede negli Stati Uniti nel 1978. All'epoca l'USAF aveva espresso il desiderio di avere un bombardiere a penetrazione strategica. Il 17 luglio 1989 il primo B-2 Spirit, battezzato Spirit of America, ha effettuato il suo primo volo inaugurale. Il primo aereo operativo è stato consegnato alla fine nel 1993. Il suo primo intervento è avvenuto in Serbia durante la guerra del Kosovo nel 1999. È intervenuto anche in molti altri conflitti, in Afghanistan nel 2001, in Iraq nel 2003 e in Libia nel 2011 e nel 2017. Come avrete sicuramente capito, il B-2 Spirit è un vero e proprio gioiello di tecnologia. Gli aerei da combattimento comprendono una serie di modelli che hanno superato il loro tempo. Vere e proprie prodezze tecnologiche, questi progetti militari fanno parte del nostro patrimonio comunale e culturale. È il caso del B-2 Spirit, ancora in servizio. Questo ingegnoso velivolo, con il suo design unico, è considerato addirittura la Rolls-Royce dell'aria. È vero che il suo design angolare ha lasciato un segno nella storia dei bombardieri, essendo immediatamente riconoscibile. In breve, questo aereo viene utilizzato per i rifornimenti o per gli attacchi diretti allo spazio nemico. Può anche trasportare potenti missili. Una rapida occhiata alle specifiche tecniche del B-2 Spirit ci dà un'idea della sua potenza. Ha 4 motori turbojet, senza post-bruciatore, della General Electric. Con un'apertura alare di 52 metri e una lunghezza di 21, pesa 45 tonnellate e ha un carico massimo di oltre 150 tonnellate. Una ventina di questi bestioni aerei sono stati consegnati all'esercito americano. In termini di autonomia, si dice che sia in grado di percorrere 870 km. Anche la CNN parla della fondamentale capacità del B-2 Spirit in questi termini, in un documento del 2020. Il B-2 può colpire un obiettivo in qualsiasi parte del mondo e tornare alla base rifornendosi in volo. Una bella immagine di questo leggendario bombardiere. È ufficiale, il B-2 Spirit rimarrà nella Hall of Fame degli aerei più iconici dell'esercito americano. Ma questa leggenda dell'aria ha un prezzo astronomico. Il costo medio di ogni aereo è stimato in oltre 2 miliardi di dollari. Questo fa del B-2 Spirit il caccia più costoso del XX secolo. Come spiega Northrop Grumman, il bombardiere stealth B-2 dell'aeronautica statunitense è un componente chiave dell'arsenale d'attacco a lungo raggio della nazione e è uno degli aerei più resistenti al mondo. Le sue caratteristiche stealth uniche gli permettono di penetrare le difese nemiche più sofisticate. Alla fine, questo velivolo è costato all'esercito statunitense quasi 45 miliardi di dollari negli anni 90. Questo è uno dei motivi per cui sono stati costruiti solo 21 dei 132 aerei inizialmente previsti, ma l'investimento è stato ripagato, visto che il gigante dell'aria è ancora in servizio a distanza di oltre 30 anni. Non per niente il B-2 Spirit è considerato dall'esercito americano un soldato fedele. Lo stealth rappresenta una nuova generazione di aerei da combattimento. In termini generali, è una risorsa essenziale per contrastare le strategie del nemico. Permette inoltre di penetrare in alcuni spazi aerei fortemente difesi. Tuttavia, gli aerei sono considerati furtivi solo su alcune frequenze dello spettro elettromagnetico. In realtà, un velivolo non potrà mai essere completamente stealth, poiché la sua presenza fisica sarà inevitabilmente rivelabile in un modo o nell'altro. La sfida è quindi semplice: estendere la furtività a gamme di frequenza più ampie.
E il B2 Spirit è una prova concreta della sua potenza. Infatti, la famosa macchina ha volato con successo in molte missioni. Prendiamo ad esempio l'Islanda. In un momento in cui la situazione della sicurezza in Europa era in subbuglio con il conflitto russo-ucraino, l'aeronautica statunitense ha inviato in Islanda 3 bombardieri strategici B2 Spirit. La loro presenza in Europa è servita a rafforzare il legame tra gli Stati Uniti e l'Europa, testando al contempo nuovi metodi operativi. Allo stesso modo, un B2 Spirit ha effettuato un'operazione prima nel suo genere, in Norvegia. Era la prima volta che il paese ospitava un bombardiere di questo tipo sul proprio territorio, ma la permanenza del B2 Spirit in Norvegia è stata di breve durata. L'aereo è atterrato a Orland per fare un rifornimento, senza nemmeno spegnere i motori. Questa procedura velocizza le operazioni di volo, evitando la fase di avvio. Questo metodo di rifornimento dell'aereo ha anche un ruolo nel successo di una missione. Eppure, le voci che circondano il B2 Spirit si fanno sempre più insistenti. È questa la fine della strada per il leggendario maestro dell'aria? Molti sostengono che dovrebbe scomparire dai radar entro il 2030. Per il momento l'attenzione è rivolta alla sua modernizzazione, poiché il futuro della guerra è particolarmente connesso. È vero che il B2 Spirit non ha un sistema di comunicazione dati wireless. Di conseguenza, nel caso di uno scenario catastrofico in cui le comunicazioni dovessero interrompersi completamente, sarebbe impossibile trovare un modo alternativo per contattare un B2 Spirit. Northrop Grumman ha quindi deciso di aggiornare l'aereo con una nuova tecnologia. Questa permette di trasferire dati direttamente da terra al velivolo. Ciò significa combattimento collaborativo in tempo reale. Tuttavia, l'aeronautica statunitense sembra perdere interesse per il B2 Spirit, anche se non ha alcuna intenzione di relegarlo in secondo piano. Inoltre, l'aeronautica statunitense ha obiettivi molto specifici in termini di lotta armata. Nonostante il declino del B2 Spirit, il suo successore sembra già assicurato. Avete mai sentito parlare del B-21 Rider, il successore del leggendario B2 Spirit? Sicuramente sì, visto che sta già facendo notizia e ne abbiamo già parlato in un precedente video del canale. L'aeronautica statunitense non fa le cose a metà e punta molto su questo nuovo aereo. Il B-21 Rider intende lasciare il segno nel mondo dello stealth aereo globale. Promette uno stealth avanzato e la capacità di penetrare le difese più robuste del mondo. Dovrebbe consentire agli americani di essere sempre un passo avanti in questo campo, mantenendo l'effetto deterrente. Considerato un aereo di sesta generazione, dovrebbe essere in grado di resistere a qualsiasi tipo di minaccia. Come il B2 Spirit, è un aereo da combattimento progettato per durare nel tempo. Inoltre, sarà in grado di trasportare carichi utili sia convenzionali che nucleari. Di conseguenza, questo nuovo bombardiere dovrebbe essere uno degli aerei più efficaci al mondo. Incorporando la tecnologia digitale, il B-21 Rider rafforza la posizione aerea globale degli Stati Uniti. Consente la rapida incorporazione di nuove tecnologie, assicurando che il velivolo rimanga efficace con l'evolversi delle minacce. In questo modo, il B-21 Rider sostiene gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nel novembre del 2023 ha completato con successo il suo primo volo di prova, un passo fondamentale nella sua evoluzione. L'obiettivo è semplice: dissuadere le aggressioni e gli attacchi strategici contro gli Stati Uniti. L'esercito statunitense prevede quindi di costruire un centinaio di B-21 Rider, ma la costruzione di una simile flotta ha un prezzo. Ogni aereo costa circa 550 milioni di euro. L'aeronautica statunitense dovrebbe quindi spendere 55 miliardi di euro per essere completamente equipaggiata. In breve, il B-21 Rider è in grado di trasportare armi termonucleari per diverse migliaia di chilometri. L'aereo è stato inoltre progettato in modo da non poter essere rilevato dalle moderne difese aeree. Persino Russia e Cina dovrebbero avere difficoltà a raggiungerlo. Ma non è tutto. Il B-21 Rider sarà anche in grado di effettuare operazioni di guerra elettronica, emettendo onde che potrebbero disturbare il funzionamento di altri aerei. Tuttavia, il Pentagono sta cercando di mantenere segreti i dettagli di questo progetto. Sappiamo però che ha assegnato un contratto alla Northrop Grumman. Il B-21 Rider entrerà quindi in produzione, ma a ritmo ridotto. Di conseguenza, le prestazioni dell'aereo sono state riconosciute come conformi a tutti i requisiti. L'obiettivo resta ovviamente quello di mettere in servizio questo futuro bombardiere il più rapidamente possibile. Il B2 Spirit è stato a lungo il bombardiere stealth più temuto del pianeta, e per certi versi lo è ancora. Questo aereo è un vero gioiello di tecnologia, ma il suo costo è astronomico. Con l'avvento dello stealth è entrato nella storia. Oggi però sembra passare in secondo piano a favore di altre macchine ancora più potenti. Questo è particolarmente vero per il B-21 Rider. Il Rider è il successore della leggenda dell'aria. Dovrebbe addirittura consentire agli Stati Uniti di rafforzare la propria posizione sulla scena mondiale. È davvero l'inizio della fine per il B-2 Spirit?